Il nostro laboratorio si chiama Insieme per Scrivere. È nato ormai da ben 7 anni e ogni anno ha avuto un argomento, un tema centrale, dai ricordi, il cibo, il sapore delle parole si chiama l'antologia, quindi il cibo nella letteratura, le coincidenze, che sono importantissime nella vita perché ci condizionano, spesso favorevolmente, il tempo, il gioco, la felicità e quest'anno la musica. Ogni anno poi abbiamo preparato un'antologia a tema sulle proverbi latini, sulla nostra meravigliosa Roma e sulle prosopopee. Il nostro è un laboratorio dove la condivisione, la solidarietà, lo stare insieme, l'aiutarsi scambievolmente aiuta a crescere e aiuta a fare degli elaborati, dei lavori, dei libri, in certi casi sempre tra virgolette migliori. Io adesso chiamerò i singoli componenti del gruppo, del laboratorio, che hanno scritto i racconti che voi troverete nell'antologia. Due righe del mio racconto che si intitola Un mondo di note, e praticamente ho estrapolato queste poche righe. E un giorno passeggiando Mina udì parlottare alle sue spalle. Erano due donnine, come spesso si vedono ancora nei paesi. Minute un po' baffute, calze rigorosamente nere e spesse, capelli bianco-grigio topo, rigorosamente raccolti a crocchia. Sai Ada, quella povera ragazza, Mina, quella che abita in fondo al viale, mi fa una gran pena, non ha nessuno, vive sola e nessuno va mai a trovarla. Mina udiva silenziosa, sapeva benissimo che non era affatto così. La sua casa era affollatissima di personaggi di ogni epoca, con i quali era in compagnia in ogni momento della giornata. Bene, grande applauso. E nel mio racconto, che si intitola Note per te, la protagonista in realtà è una melodia, che Alba, una donna realizzata nella vita, nella famiglia, nel lavoro, ascolta per caso. E questa melodia la riporta con un po' di nostalgia ad un episodio della sua adolescenza. Però questa nostalgia non è una nostalgia che porta a tristezza, perché la nostalgia, come la memoria, fa parte della vita di ciascuno di noi e ci aiuta a recuperare e a sentirci e a sentire nella nostra sentirci proprio dentro, ecco, nella nostra interiorità. La nostalgia si nutre di ricordi e insieme alla memoria ci aiuta a vivere. Allora, il titolo è La musica silente. Un aggrovigliarsi di voci si sovrappone al gorgogliare dell'acqua. Lei, accovacciata sotto il pancione, ascolta comodamente le canzoni trasmesse alla radio. Quelle canzoni ti arrivano come un mormorio, mascherato da rumori di fondo. Avverti un movimento. Lei si avvicina alla finestra affacciata su di una strada rumorosa. Due uomini robusti discutono animatamente per un parcheggio. Passa l'ambulanza con la sirena accesa. Una vicina di casa canta a squarciagola. Marmitte scoppiettanti di adolescenti maldestri schizzano in tutte le direzioni. Com'è rumoroso il mondo oltre la finestra? Entrambe vi ritraete. I vostri cuori battono accelerati all'unisono. L'ammiccamento delle palpebre si fonde con un sussulto. Era felice, si accorse che quel battito aumentava e le donava un senso di pace ogni volta che emanava una melodia. Del resto il ritmo della vita deve andare avanti in qualche modo, e quale miglior modo se non quello del canto? Sin dall'antichità la voce e la musica hanno marcato il ritmo dei secoli, le note più antiche hanno solcato il tempo per arrivare fino a noi. Voci di epoche passate hanno intonato le stesse melodie, hanno suonato gli stessi strumenti che noi, sulla nostra epoca, riproduciamo. Un applauso moltissimo anche ad Angelica, grazie. Dico al preside, diceva sì. Detto la signora che... Sono contenta di aver partecipato all'antologia della musica con un brano che è come me, Pazzarello, e attraversa il tempo, una musica che parte da una storiella in un bosco di due persone che praticamente trovano in una casa una botola, la aprono, trovano dei vecchi strumenti, degli strumenti particolari che cominciano a suonare quasi loro sponte.
da soli e trascinano queste due persone in un sogno che fa riferimento a un vecchio passaggio musicale, un mi contra fa, che è chiamato diciamo il trittico del diavolo. È una cosa vera, è una cosa che sta in musica, e praticamente con questa litania, chiamiamola così, attraversano il tempo e vogliono scoprire un po' di più in una biblioteca. In questa biblioteca incontrano un personaggio particolare che forse era quell'uomo che nel tempo aveva portato questi strumenti, e scoprono tutto un mondo dietro la Dante sonata, una sonata di Liszt, che fa parlare con questo tritono del diavolo le anime del purgatorio e le anime dell'inferno. Che cos'è per me la scrittura? Lo scrittore è il compositore di una pittura che il lettore deve sentire e vedere nella sua immaginazione. Lo scrittore è un pittore delle parole e un compositore di mondi, quindi secondo me lo scrittore ha una grandissima responsabilità, perché non è facile con le parole trasmettere un'emozione o trasmettere un'immagine in chi legge. Anna si rendeva conto ogni giorno che passava di lì di quanto stesse imparando grazie a quell'esperienza. Pensò che quei ragazzi stavano insegnando a lei molte più cose di quanto lei non facesse con loro. Imparò a conoscere Gaia, una undicenne affetta da aprasia che mancava del tutto di coordinazione nei movimenti, ma quando cantava o suonava, con qualsiasi oggetto emettesse un suono, tutto acquistava un senso ed era perfettamente sincronico e a ritmo. Lo stesso accadeva con Alessio, che quando suonava perdeva del tutto gli spasmi epilettici di cui soffriva, o con Enrico, ragazzino disabile a cui brillavano gli occhi ogni volta che iniziava a cantare nel coro, insieme ai suoi amici. Tantissime altre storie, alcune simili e altre sempre più sorprendenti, riempivano la vita di Anna durante quei mesi al conservatorio. Le attività di inclusione erano qualcosa di veramente soddisfacente, proprio come Alberto le aveva promesso. La musica univa tutti loro e li faceva stare bene. Era una vera e propria terapia dell'anima. Bravissima. Entrambi immersi nei bei ricordi del tempo, iniziarono, dopo un po' di convenevoli, a condividere le proprie memorie. Ti ricordi di quando abbiamo suonato assieme in una jam session alla fine dell'anno? Iniziava uno. E ti ricordi il periodo della classe della maestra Pise? Così va l'altra. E ti ricordi quando eravamo innamorati? Un attimo di silenzio riempì i loro occhi di vita al ricordo. La musica li aveva uniti una volta e lo stava rifacendo in quel preciso istante, su quella panchina in cui un tempo spendevano le loro giornate in chiacchiere. Strumenti alla mano, decisero di suonare assieme una ballata, una loro cara, in onore dei tempi della scuola e di ciò che era lì in quel preciso istante. L'uno con il flauto traverso, l'altra con il violino, si immersero nella loro ispirazione come un oceano rinfrescante e si lasciarono andare loro stessi alla musica, liberi in un tumulto di emozioni. Un applauso. Perché si scrive? Ecco, scrivere per me è libertà. Quando scrivo non esiste più nessuno. Non mi circonda nulla se non il mondo che scorre attraverso l'inchiostro su un foglio bianco oppure attraverso i caratteri di una pagina Word. Si alzò, accese lo stereo perfettamente funzionante e prese l'album delle foto. La melanconia del jazz di Miles Davis accompagnava il fruscio delle pagine e dei leggeri fogli di carta velina, un poco ingialliti. Ogni pagina un ricordo, ogni ricordo un sorriso. Ogni sorriso un luccichio. Che bella giornata era stata quella del suo primo matrimonio. Ricordava le note cristalline dell'Ave Maria di Gounod, suonata al solo pianoforte, che si rincorrevano nella navata mentre lei la attraversava fasciata dall'abito bianco che metteva in risalto la sua splendida e invidiabile forma fisica. Quanti anni erano passati da allora? 50 anni. Un sacco di tempo, pensò. Erano una comitiva originale. Ognuno aveva un interesse per l'arte. C'era chi dipingeva, chi scriveva, chi recitava. Ottavia suonava. Il pianoforte era la sua vita, la sua passione, il suo oblio e da un po' di tempo la sua consolazione. Si era da poco lasciata con Stefano, che però continuava a frequentare il gruppo e per questo non riusciva a dimenticarlo. Anche lui suonava il piano, i loro duetti nella sala della chiesa li ricordavano e li rimpiangevano tutti. Un giorno nel gruppo arrivò Violetta,
una mora che amava l'opera come sua madre che l'aveva chiamata, così in onore della Traviata di Verdi. E Violetta era proprio una maiarda, anzi una civetta. Allora, le giornate straordinarie si seguivano l'una all'altra, ogni giorno un'avventura. Non sapevi mai cosa Arpato avrebbe messo sul tuo cammino. Un bel giorno, arrivata al circolo di mio padre, mi fece sedere in un angolo dietro una tenda e mi disse di restare lì, tanto nessuno avrebbe badato a una bambina di 12 anni. Mentre passavo il tempo ad annoiarmi, mi alzai e spostando la tenda, meraviglia delle meraviglie, notai seduta a un tavolino circolare in ferro battuto tre persone che avevo visto su qualche manifesto. Li riconobbi subito, eh sì, erano proprio loro, i maestri Verdi, Toscanini e Puccini. Questo li piaccio. Che splendida giornata, esclama Gloria, contemplando il cielo terzo, azzurro cobalto, l'aria tiepida, odorosa di un cocktail di fragranze. Si distinguono le spezie che Gloria coltiva nelle sue aiole, il timo, l'origano, il basilico, e fra tutte predomina l'aroma del rosmarino che lei ama odorare spesso, le dà una sensazione di benessere e buon umore. Volgendo lo sguardo compiaciuto tutto intorno, si porta nel gazebo che suo marito ha costruito al centro del giardino, teatro di piacevoli e allegre scorpacciate, consumate periodicamente nella bella stagione con i più cari amici. Dalla teiera fumante, ormai pronta ad essere gustata, la tisana con zenzero, curcuma e limone, poggiata sul tavolo di Rimini. Roma, Foro Romano, la strada che va dal Colosseo a Piazza Venezia. Ci siamo quasi tutti. C'è Ludovico, detto Bomba. Lui è batterista. Una volta suonava il violino, poi in un incidente gli ha portato via tre dita della mano destra. Da allora sfoga la sua rabbia su pelle e piatti. C'è Irene, detta Capo, chitarrista. Lesbica, grande fan dei Peanuts. Da poco ha detto ai suoi genitori di Tara, la sua ragazza. A quanto pare loro avevano già capito da molto e hanno accettato la cosa. Dovrebbe essere felice, ma stasera ha le lacrime agli occhi, mentre inizia a suonare. Io canto. Il mio nome non è affar vostro. Chiamatemi Apocalypse. Vi darò solo la piccola descrizione. Questa donna di età indefinibile sembrava ritagliata in un tronco di ebano, reale così, tanto era scura di pelle, occhi e capelli scurissimi e lucenti. Il suo corpo, il suo incedere, trasmettevano forza, energia non comuni. Nubile reggeva il capo di un gomitolo con il quale tesseva trame inestricabili tra sorelle, fratelli, nipoti, instancabile. Allora si intitola Musica per le mie orecchie. Scusate la voce. Era sera, avevamo appena finito di cenare, fuori faceva freddo, il lago era immobile nel suo bacino. Franco, il mio amico, mi chiese di andare a prendere qualche ciocco di legna nel garage. Uscii, fuori pizzicava un leggero vento e la luna la faceva da padrona. Aprì la porta basculante del garage, c'era un bel mucchio di legna. Presi a caricare una carriola poggiando i ciocchi senza far rumore. E adesso ve ne leggerò un piccolo passo. Ad un tratto, in mezzo al chiacchiericcio della festa, si levò un suono melodioso che proveniva dall'angolo più bello del salone. Mio nonno si lasciò guidare da questa dolce melodia fino a un arco decorato da una cascata di fiori di gelsomino, sotto cui c'è una poltrona di velluto blu cobalto su cui una ragazza bellissima dai capelli scuri stava suonando con il violino una melodia che ricordava le canzoni delle Highlands scozzesi. Il dolce suono che proveniva da quel magico strumento suscitò nei presenti tanta nostalgia per la selvaggia terra d'origine, con le sue scogliere a picco sul freddo oceano in tempesta e i suoi verdi prati che si stendevano aperti da d'occhio. Signor Magnassutto, pardon, signor Di Domenico, che esordì il sindaco, è un onore averla qui di nuovo fra noi. Conosciamo il suo talento e vorremmo che prendesse il posto di direttore della nostra banda musicale, attualmente in via di rinnovamento. I nostri giovani hanno bisogno di un maestro, di un esperto della sua levatura. Non manca molto alla festa del patrono, San Feliciano. Mi raccomando, la voglio vedere in prima fila con il suo clarinetto. La musica, o meglio il suo richiamo, meglio ancora il suo potere, avevano ripreso il sopravvento.
tutti. Io volevo soltanto farvi presente che noi stiamo per cominciare un viaggio. Arrivederci. L'antologia futura avrà come oggetto il viaggio, forse già c'è un'altra prima. E noi, siccome siamo anche in questo molto diciamo democratici, facciamo sempre la votazione, quindi avevamo varie tematiche, però il viaggio è stato quello più acclamato e più scelto.